Oggi è una giornata triste perché ricorrono i 20 anni dalla morte di Lauro. Non vi nascondo che c'è sempre tanta emozione quando parlo di Lauro perché è il terzo figlio che avrei voluto avere, perché è l'unico giocatore dell'Arezzo ai tempi della mia presidenza che ha frequentato la mia casa a volte a pranzo e qualche volta a cena con mio figlio Gabriele, con cui lui aveva legato in un modo straordinario. E la tristezza è sempre tanta, dispiacere non altrettanto, però io sono convinto per come era bravo questo ragazzo, per l'educazione, per il rispetto. Io so dov'è lui. Lui adesso è in paradiso, che insieme agli angeli si diverte, sorride, gioca nella nazionale del paradiso. È chiaro che ci manca tanto, mi manca tanto, però i ricordi sono ricordi bellissimi, meravigliosi. Lui è rimasto sempre all'interno del mio cuore e all'interno della nostra famiglia. Quindi, caro Lauro, ovunque tu sia, da parte mia, da parte di tutta la mia famiglia, un abbraccio fortissimo e presto, presto, quando il Signore vorrà, ci rincontreremo di nuovo. Ti mando tutto il bene di questo mondo. Ti voglio bene, ciao Lauro.